Prosegue il piano denominato Stop Fake ad opera degli uomini della Guardia di Finanza di Pescara che hanno effettuato un nuovo sequestro amministrativo di quasi 50.000 articoli di bigiotteria venduti da uno shopper illegale bengalese nei pressi della stazione centrale di Pescara, merce che si va ad aggiungere agli oltre 93.000 pezzi non conformi già requisiti nei giorni scorsi sempre dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria per un valore commerciale che si aggira intorno ai 120.000 euro. Gioielli falsi, non in regola con la normativa sull'etichettatura dei prodotti, orecchini, bracciali, anelli, oggetti che sarebbero andati a diretto contatto con la pelle, pur risultando privi delle informazioni sulla loro composizione. Un esame approfondito degli articoli ha fatto emergere la mancanza di packaging adeguato e presenza di materiale tossico del tipo nickel, responsabile di molte reazioni allergiche con coloranti organici non conformi alla legge europea che si trasferiscono facilmente alla pelle sudata e provocano eczemi e arrossamenti. La sanzione applicata in questi casi può arrivare fino a 26.000 euro. Tra le regole principali per difendersi dai falsi, spiegano le Fiamme Gialle, l'attenzione ai prezzi, quelli molto economici indicano scarsa qualità, e rivolgersi a venditori autorizzati che garantiscono la sicurezza e la provenienza della merce. Il controllo economico del territorio, quando orientato all'anticontraffazione, garantisce e tutela la salute collettiva, commenta Antonio Caputo, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Pescara. Anche stavolta, conclude Caputo, le investigazioni vanno avanti per ricostruire la filiera illecita di approvvigionamento e di smistamento sul nostro territorio dei prodotti pericolosi sequestrati.